Sono sempre stato una persona di sinistra. Vengo dal Partito Comunista Italiano. Allora, quando fui eletto sindaco, era il Partito Democratico della sinistra. Ero e sono una persona di sinistra, ma da un minuto dopo essere stato eletto sindaco, ho cercato di essere il sindaco di tutti i napoletani. Fu una mia scelta fondamentale. E cioè essere il sindaco di quelli che mi avevano votato, il sindaco di quelli che avevano votato per la Mussolini, il sindaco di quelli che avevano votato al primo turno per altre candidate. E da sindaco ho cercato di avere sempre rapporti di collaborazione con le altre istituzioni. Da sindaco ho collaborato con Rastrelli, che era di Alleanza Nazionale, presidente della regione. Da sindaco ho collaborato con Romano Prodi quando c'era Romano Prodi e con Silvio Berlusconi quando c'era Berlusconi, perché un sindaco è sindaco e deve rappresentare l'intera città. Io penso che spetti ai cittadini esprimersi, in un, specie per chi ha fatto il sindaco, lo dico per ragioni di stile. Ecco, non bisogna mettersi a dare voti. Io su De Magistris faccio una considerazione soprattutto più generale e politica, dipende anche dal carattere, da come uno che si è fatto. Ecco, De Magistris si appiccicava molto, diciamo, ecco, con altre istituzioni. Oddio, non dipendeva sempre soltanto da lui, che quando ci si appiccica in due. In più, però io penso, ma qui dipende da come ognuno è fatto, dal carattere appunto, che un sindaco deve tendere soprattutto quanto più è possibile a positivi rapporti di collaborazione. Lo dico su un piano più generale, tra partiti è giusto che ci sia il conflitto politico, tra partiti, maggioranza e opposizione. E questo conflitto però anche tra partiti non deve mai superare una certa soglia oltre la quale ci sono guai per tutti, per gli uni e per gli altri. Ma tra partiti è del tutto comprensibile il conflitto, altrimenti la politica diventa marmellata. Cioè destra, sinistra, centro. Ma tra istituzioni bisogna sempre cercare di muoversi perché non ci sia conflitto, ma ci sia quanto più è possibile collaborazione. E quando bisogna discutere, si discute, ma sempre con l'obiettivo di arrivare alla collaborazione. Una cosa sono i partiti, una cosa sono le istituzioni, una cosa il sindaco e una cosa il segretario di un partito politico. Siamo a poco più di un anno, quindi non è molto, però non è neppure poco, un anno di amministrazione. Ecco, io penso che Manfredi e la Giunta avrebbero dovuto fare un bilancio di fronte alla città. Questo non è avvenuto ancora. In genere questo viene fatto già dopo i primi 100 giorni, che è pochissimo tempo, però i 100 giorni sono un fatto simbolico, no? Perché come si dice a Napoli, poi la giornata si vede dal mattino. Tu nei primi 100 giorni devi cercare di dare un segno, fai un bilancio, dici ho fatto questo, non ho fatto questo e perché. Non si è fatto dopo i primi 100 giorni, non si è fatto neppure dopo il primo anno, c'è un bilancio vero. E un bilancio che abbia gli occhi rivolti all'oggi e al futuro. Se dovessi dire qual è l'osservazione che faccio, l'osservazione principale che faccio a Manfredi e all'attuale giunta è che in città, per chi gira la città, a piedi, sugli autobus, camminando, correndo, conversando, non si avverte il segno di un cambiamento rispetto alla precedente amministrazione. Non si avverte un cambio di passo. E su questo io penso bisogna lavorare, anche perché contano i soldi e i soldi arrivano e arriveranno. Il PNRR è una grande opportunità per Napoli.
poi conta spenderli bene, e questo è compito dell'amministrazione e di tutte le istituzioni, conta spenderli bene e fare in modo che la camorra non ci metta sopra le mani. E per fare tutto questo, utilizzare bene le risorse, spenderle bene, è molto importante che in città ci sia un giusto sentimento di partecipazione, che ci sia fiducia, che possiamo farcela, che si può riuscire a cambiare tante e tante cose. Si può contrastare la povertà, le diseguaglianze che sono cresciute anche per via del Covid. E allora serve un giusto rapporto tra amministratori e cittadini. Serve far scattare un sentimento. Ecco, questo non è scattato ancora in città e questo è secondo me una questione importantissima su cui Manfredi e la Giunta devono lavorare. Costruire un rapporto, un sentimento di reciproca fiducia tra loro e tanti cittadini.